sono Giuseppe di Ragusa. Io sono Giulia, vengo dalla provincia di Milano, ma abito anch'io a Ragusa. Allora, oggi spieghiamo lo schema base del passing con le clave, che è il contaquattro. Lo facciamo vedere subito. Teniamo una clava, noi preferiamo usare queste clave che sono delle Mirage, che è una clava intermedia tra una clava veloce e una clava Albatross, che era una clava molto lenta, un po' anche passata. Queste sono le Pirouette, che sono più veloci, quindi per chi vuole comprare le clave, visto che non costano poco, se si ama un gioco più veloce, tipo circense, quindi un po' in questa maniera. Sono più indicate le Pirouette. A differenza delle Mirage o le Albatross, che sono più grandi, sono più lente, a noi piacciono di più, sono più visibili e sono anche un po' meglio per l'esterno, per quando c'è il vento. Bene, andiamo a vedere il primo esercizio per 4 count, conta 4. Il passing quindi si fa, come avete ben visto, in due persone. La prima cosa che andiamo a fare è a coordinarci con il ritmo, quindi giochiamo. L'importante è guardare sempre il compagno e cercare di prendere lo stesso ritmo. Giochiamo guardandoci, proviamo a lanciare insieme. Ta, 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 la, la. Spesso si vede delle persone che provano a fare il passing, ma uno va velocissimo, Giulia, e uno va molto lento. E quindi nel momento in cui si fa la conta, poi non coincide mai il tempo esatto. Quindi primo esercizio, ancora una volta, ta, 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 ta. Secondo passaggio. Impariamo a lanciare da una parte all'altra. Il compagno ci aiuta dandoci il punto di arrivo della clava. Quindi miriamo più o meno di fianco alla spalla. Chiameremo questo lancio pass. Vero passaggio. E questo lancio self. Pass, self. Pass, self. Pass, self. Per darci il ritmo iniziale, facciamo alziamo, abbassiamo e lanciamo insieme. Come nel gioco iniziale del ritmo, manteniamo lo sguardo avanti e guardiamo la clava che passiamo. In questo modo avremo il campo visivo anche quella che ci arriva. Possiamo allenare anche i passaggi con la mano sinistra, che ci serviranno per fare schemi diversi. Il prossimo esercizio lo chiamiamo serpente. Prendo due clave di colore diverso, così si vede meglio il gioco. Passiamo le clave di seguito e quella rossa la lancio sempre per prima. Quindi rossa, bianca, rossa, bianca. Cinque clave prima di fare 4 count. Qua iniziamo a tenere il vero ritmo del passing, che è conta 4, quindi in 4 tempi. Il primo è sempre un lancio, quindi parto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pass. Self, 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 pass. Self, 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 pass. L'ultimo. Una volta che riusciamo a fare questo esercizio, possiamo passare direttamente con le 6 clave. Quindi ci diamo l'inizio e partiamo.
Esercizi possibili possono essere giocare vicini per migliorare il controllo o lontani. Per giocare lontani è importante non portare la mano all'interno verso la gamba, ma portarla dietro in modo da poter caricare bene il lancio e poter arrivare anche lontano. Ok, adesso facciamo vedere, partendo dal ritmo, come arriviamo a sei clave. Questo è importante perché nel passing la cosa fondamentale è mantenere il ritmo e la relazione col compagno e non perdersi nei propri giochi. 1, 2, 3, 4. Facciamo vedere uno schema dispari che è un contatré e lo facciamo vedere con un escamotage per renderlo più semplice all'inizio. In questo usiamo sia la destra che la sinistra perché invece di contare 4 contiamo 3. Per renderlo più semplice all'inizio senza stare a pensare 1, 2, pass, basta prendere due clave di un colore diverso che saranno le prime che lanciamo. Facciamo vedere che è più semplice. Self, pass. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.